Ragazzi, andiamo a scoprire una casa editrice che forse non tutti conoscono. Italo Svevo Edizioni. Appuntamento appunto sulle case editrici indipendenti. E questa mi sembra una casa editrice indipendente. Anche se Trieste non ha dato grandi valori creativi, è stata un'ottima cassa armonica. Bobby Bazlen, che in realtà è tra i fondatori anche di Adelphi. Quindi in realtà del 66 è una casa editrice. Anche la Gaffi Editore, quindi io ho contattato questa Gaffi Editore che mi disse che era chiusa da 10 anni e infatti poi è confluita nella Italo Svevo che poi, vabbè, Trieste e anche il nome di Svevo sono legati a Trieste e perché no alla stessa Bobby Bazlen di Trieste, quindi c'è tutta una scuola, diciamo, dell'est degli italiani triestini. Comunque molto originali i loro titoli. E se l'Alceste Euripidea fosse ambientata in Veneto, uno stato governato dall'indiscusso imperatore delle costolette, quasi quasi se ci sarà un modo per inviare anche a loro qualcosa. Vabbè. Già questo è l'unico libro che avevo di questa casa editrice sulla poesia, il poeta è come un minatore. Dice Giorgio Caproni in questa conferenza trascritta, è colui che riesce a calarsi a fondo di quelle che il grande Machado definiva le segrete gallerie dell'anima. Sì, Giorgio Caproni è anche grande traduttore di quel mondo lì, iberico e americano. Viandanti, il flaneur, il flânerie, il dandy, quindi storia critica della letteratura, l'orrore letterario, quindi da Dino Buzzati fino a David Lynch. Esperimenti. Era della post-fotografia. Che modo possiamo usare la parola scritta senza tenere conto delle immagini che premono fuori dentro di noi? Questo Carmen Gallo, Tommaso Di Dio, Guido Mazzone, Giulio Mozzi, Trevi, Laura Pugno, Tommaso Pincio. Vabbè, sicuramente sì. Lezioni di editoria, mecenatismo ed editoria sono termini antitetici. Insomma, dovrebbe essere lungimirante essere stato del bene del suo prossimo. Scegliate un'altra cosa. Editore per amore. Bello, comunque una casa editrice molto molto interessante. Anzi, andiamo anche a seguirli magari per vedere un po' le loro attività, un po' anche comunque ecco, esiste da tanto tempo, ma queste ultime redazioni
Oh, guarda un tempo, un libro su Carlo Dosse. Questo l'avevo sentito. Taccuino. Da qui.